One Podcast. Che film guardo stasera? Ve lo dico io, Betty Senatore. L'opera, al centro di questa puntata, è un documentario voluto da uno dei registi più talentuosi del nostro tempo, Emir Kusturica. Il regista di pellicole internazionali di stampo europeo come Underground del 2008, dopo un lavoro durato qualche anno, presenta fuori concorso al 61esimo Festival di Cannes un intero reportage incentrato sulla figura poetica e tragica di Diego Armando Maradona. Questo è sì un documentario su Diego Armando Maradona, ma rappresenta anche il punto di vista di Kusturica rispetto agli eventi cruciali della vita di El Pibe de Oro. Infatti sono frequenti i collegamenti che il regista mette in campo tra il calciatore e i diversi personaggi della sua cinematografia. Nel nocciolo resta un documentario su Dieghito, che parte dai luoghi della sua infanzia e ripercorre i fatti salienti di un'esistenza controversa. Ci sono molte immagini di repertorio, inframmezzate da pezzi di una lunga chiacchierata fra i due. Maradona si mette in gioco, affrontando le questioni più spinose della sua esistenza, compreso il rapporto con le droghe. Questo documentario rappresenta il viaggio di Diego nella vita di Maradona, ed ecco che il regista lo conduce nei luoghi più importanti che hanno caratterizzato la sua carriera di atleta e di uomo fuori dal comune: Buenos Aires, Napoli e Cuba. Chi è questo mago del pallone e vittima della cocaina che dopo aver chiuso con la droga si è tramutato prima in Falstaff e poi in un testimonial dell'obesità? Il gol inflitto da Maradona agli inglesi ai mondiali del Messico fu una rivincita, un inno alla giustizia. Se non avesse fatto il calciatore, sarebbe diventato un rivoluzionario. Lo quiero mucho, gracias por estar. L'Argentina es digna. La parte argentina è interessante per farci conoscere molti aneddoti della sua gioventù. Quella napoletana la conosciamo abbastanza bene, ma diventa estremamente interessante perché proprio in questo frangente Diego si apre ulteriormente e per la prima volta dice cose forti e inaspettate, cariche di amore per il popolo napoletano e per Napoli, anche se adombrate di una certa amarezza. Gli eccessi prendono il sopravvento su tutto il resto e consumano velocemente la sua carriera. L'occasione per fare chiarezza e mettere un punto definitivo su quel periodo controverso vale la visione di questo film. E poi c'è la parte cubana, che si presta a un confronto sui massimi sistemi, sulla politica, su Fidel Castro, sull'imperialismo americano, sulla sua avversione nei confronti del capitalismo. Ma siccome questo è un documentario su Maradona, curato da Kusturica, il regista ritiene di non poter fare a meno di mettersi metaforicamente e non solo fisicamente accanto all'oggetto di questo film. E allora ecco che forse, in maniera un po' forzata, in questo racconto si inseriscono Belgrado e la sua cinematografia. Alla fine esce un confronto tra due grandi artisti su molti aspetti della vita, che rendono questo film un'opera unica nel suo genere. Maradona di Kusturica è disponibile su YouTube. Fazzoletti 2 su 5. Popcorn 3 su 5. Lo consiglio perché è un modo per capire ancora meglio la figura così importante di Diego Armando Maradona, tale da aver generato anche una religione che porta il suo nome. Buona visione! Per questa settimana abbiamo terminato. Che film guardo stasera lo scrivo con Mauro De Marco. Ripresa e montaggio Giulio Rondolotti, supervisione tecnica Gabriele Rosi, responsabile della produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.